12esima puntata di Junior Gol, sale ormai la febbre per la finale. Oggi infatti stabiliremo la seconda finalista che raggiungerà il Borgaro nella puntata conclusiva che andrà in onda fra 2 settimane. Oggi però è una puntata particolare, un po' diciamo un Casali show, perché in postazione goleador entrambe le ragazze, quando hanno saputo che dovevano ancora essere affiancate da questo ragazzo, diciamo così, si sono categoricamente rifiutate di venire, e quindi diamo il benvenuto solamente ad Alessandro Casali. Un applauso. Eccoci qua, la febbre ha colpito anche le due ragazze. Purtroppo sono da solo oggi, ho credo 6-7 interventi. Sarà una puntata imperdibile. Imperdibile, i ragazzi erano venuti solamente per le ragazze. Quando hanno visto solo te, alcuni volevano andare via, però vabbè. Beh, meno male per loro. No, non facciamo, non diciamo nulla di questo, che poi ci chiudono. Allora, sarebbe il caso. Tanto tra poco ci chiudiamo da soli, quindi siamo in dirittura d'arrivo. Abbiamo fatto il sorteggio. Prima di cominciare però vediamo il tabellone. Lo ricordo, il Borgaro si è aggiudicato alla semifinale contro la Mappanese. Oggi si affrontano Lucento e Rapid, quindi la vincente affronterà appunto il Borgaro. Il Rapid ha superato il Mercadante, il Lucento invece il settimo, in una puntata che si è chiusa allo spareggio. Presento velocemente le squadre, ormai le conoscete. All'angolo destro, in tuta rossa, tornati a essere capitanati da Davide come nella primissima puntata, il Rapid. Un applauso. E all'angolo sinistro, in tuta blu, la squadra è accompagnata da Mister Alessio, il Lucento. Un applauso anche per loro. Il sorteggio con 20 centesimi, si riduce sempre di più l'importo della monetina, è stato vinto dal Rapid, quindi come vedete anche il pubblico a casa nella grafica di contropiede, cominciamo da centrocampo, che quindi si illumina di rosso, i colori del Rapid appunto. Se invece il Lucento risponderà correttamente, come di consueto, ruberà il pallone. Davide e compagni, prima domanda, calcio recente. Quali fra questi calciatori si diletta a scrivere testi di canzoni rap? Lo ha dichiarato in una intervista. Amsic, Niang, Vives, Icardi. Beh, Vives meriterebbe. Sì, ma magari è lui, non so. Il napoletano. Niang. Niang, subito la risposta corretta, Rapid si porta in attacco. Niang lo ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta. Vives in effetti era un po' improbabile, gli altri due erano un po' più... eccolo qua, Niang con la maglia rossonera. Seconda domanda, subito, storia del calcio, quindi anche gli allenatori possono suggerire, ricordiamolo, possono farlo solamente in questa categoria di domanda. Il Rapid ha la palla dell'1-0. La domanda è la seguente: la squadra che da oltre 30 anni detiene il record di vittorie casalinghe consecutive in Champions League. Real Madrid, Ajax, Bayern Monaco, Liverpool. È un record che è stato fatto praticamente negli anni 70. Per tra l'altro questo... mi è arrivato adesso il messaggio dalla palestra che non ci vado da 2 anni. Ma... Vabbè. Se vuoi puoi anche rispondere in tempo reale, chiamali se vuoi. Una volta io e te in palestra siamo andati, abbiamo finito la colomba e siamo tornati a casa. No, era un Pandora. Vabbè. Allora, Rapid, forza. Bayern. Bayern di Monaco, 1-0 per il Rapid. Bravissimi, dal 69 all'81, 22 partite vinte consecutivamente. Non sempre in questi anni il Bayern di Monaco ha vinto la Coppa dei Campioni. All'epoca si chiamava così, ma in casa le vinceva sempre. Allora, Ale, prima serie, primo intervento di una lunga serie. Cosa ci racconti? Cosa hai visto su Wikipedia mezz'ora fa? Allora, su Wikipedia ho visto il Bayern Monaco più forte di tutti i tempi, forse la squadra tedesca, anzi sicuramente la squadra tedesca più forte di tutti i tempi, quella che tra il 72 e il 76 vinse 3 Bundesliga e 3 Champions League consecutive. Un record incredibile, tra l'altro una squadra che aveva giocatori straordinari, da Sepp Maier, che forse è il miglior portiere della storia tedesca, ma soprattutto a Franz Beckenbauer, 2 palloni d'oro da difensore, il libero più forte di tutti i tempi, probabilmente con buona pace di Baresi, di Picchi, di Cirea, dei tanti italiani, e poi soprattutto Gerd Müller, pallone d'oro anche lui, insomma una squadra formidabile che tra l'altro è stata anche l'ossatura della Germania, 2 volte campione d'Europa e 1 volta campione del mondo nel giro di 8 anni. Grazie Ale, al liceo non eri così bravo, che bravo quando, però, che quando studiavi mezz'ora prima, però vedo che hai fatto progressi.
Angolo sinistro, palla a Lucento che cercherà ovviamente di pareggiare. La domanda, ragazzi, è calcio flash. Ovviamente la grafica sia da centrocampo, il giocatore fra questi con più presenze in assoluto in carriera, il che vuol dire Serie A, nazionale, coppe. Buffon, Totti, Maldini, Baggio. Perché calcio flash? Vi starete magari chiedendo. Perché Buffon, lo posso dire, ha raggiunto le 1000 presenze. Quando ha raggiunto questo record 2 settimane fa, si è parlato anche del giocatore con più presenze, che quindi può essere lui stesso o gli altri tre. Alessandro dà un suggerimento. Alessandro, mi hanno detto che era venuto qua solo per Veronica, quindi se vuoi vederla vinci. E invece ci sono altri due Alessandri. Esatto, che magari anche però potremmo fare un contest di bellezza fra una esatto. Bella lotta. Quindi se vuoi dovete vincere questa puntata, così Veronica la vedi in finale. Francesco, capitano, è il momento di rispondere, vai. Totti. Totti non è Totti, palla Rapid. Davide, il capitano, colto alla sprovvista, non si aspettavano forse l'errore. Maldini. Maldini, il suggerimento arrivato è quello corretto, è la risposta corretta, bravissimi. Vedo che Dennis, il ragazzino Dennis, anche tu hai detto Maldini, no? Bravo Dennis, ecco, colgo l'occasione. Dennis, prima della puntata, mi ha detto se ho sempre su la stessa camicia. Allora, chiariamo una volta per tutte l'equivoco. Tra l'altro io ho una tovaglia uguale. Allora, io ho 3 camicie, questa, altre 2 colorate, una rossa e una verde, perché a inizio della trasmissione abbiamo stabilito che avrei alternato queste camicie colorate. Poi, se volete, oggi settimana puntata, prossima, ragazzi, metterò quella azzurra, così non ci sono più polemiche. La maglietta è nuova, di Ritorno al Futuro, appena arrivata, quindi quella non si può sbagliare. Quinta domanda, anzi quarta, la palla è tornata appunto al Rapid, che però rimane a centrocampo. Calcio recente, si vola in Inghilterra. Quale fra queste squadre si sono fronteggiate nella Supercoppa inglese di quest'anno? Manchester United, Leicester, Leicester, Chelsea, Leicester, Tottenham, Leicester, Liverpool. Supercoppa che porta il nome di Community Shield. Manchester United e Leicester. Allora, la risposta è giusta, la sapevi tu o te l'hanno suggerita? Suggerita, io, bravo, sei anche umile. Un applauso a Rapid che sta facendo lo schiacciasassi in questo primo gioco. Ale, si sono affrontate Manchester e Leicester, sappiamo bene che Mourinho è il tuo preferito, quindi sfogati ancora su Mourinho. Beh, devo dire che comunque tra Mourinho e Ranieri vanno a toccare almeno 2 miei allenatori che preferisco. Ranieri ha fatto una cosa incredibile l'anno scorso, che ha tenuto gli occhi di tutto il mondo incollati alla storia del Leicester. Quello che è certo è che un inizio così per Mourinho non se lo aspettava quasi nessuno, diciamo la verità, tutti si aspettavano che lottasse almeno per il secondo o terzo posto, invece è stabilmente quinto. Va anche detto che la Premier League, a differenza di altri campionati, non ha 2 o 3 massimo grandi squadre che dominano il campionato, ma c'è un equilibrio incredibile dettato anche dal fatto che i diritti TV sono ripartiti in maniera molto più uguale rispetto ad altri campionati. Comunque l'inizio di Mourinho non è male, in particolare è a 4 punti dal quarto posto che varrebbe la qualificazione in Champions, ma attenzione perché è anche ai quarti di Europa League e sappiamo che una vittoria dell'Europa League, dove il Manchester è sicuramente favorito, affronterà tra l'altro l'Anderlecht ai quarti, porterebbe il Manchester direttamente in Champions e a quel punto la stagione sarebbe sicuramente accettabile. Ma più che buona, più che accettabile. Fra l'altro il Manchester, grande squadra, se vincesse l'Europa League darebbe secondo me una lezione a tutte le grandi italiane che poi quando vanno nella ex UEFA la snobbano. Allora, quinta domanda, il Rapid può segnare il 2-0, sarebbe la prima volta che capita in contropiede, storia del calcio, quindi anche il mister può suggerire. Qualche anno fa Spalletti e Ancelotti si incontrarono, imbarazzati e anche un po' sorpresi, nello stesso posto. Dove? Alle scuole serali, in un ristorante la sera di Capodanno, in un party per soli uomini, nell'ascensore di Roman Abramovic. Non so come sta andando la puntata, Ale, so che una signora del pubblico non ha ancora alzato lo sguardo al cellulare. Non è un buon segno questo. Non è un buon segno, ma la capisco. Speriamo che da casa sia. Tra l'altro io non vedo cosa è inquadrato, quindi io guardo la telecamera. Sì, guarda. Spero che il nostro regista, anzi i nostri 2 registi ogni tanto mi inquadrino. Quando sei inquadrato partono le foto, quindi sei tranquillo. Esatto, che... meno male fra l'altro. Davide, vai. In un ristorante alla sera di Capodanno. No, alla sera di Capodanno avevano di meglio da fare. Lucento è forse l'ultima possibilità per cercare poi il pareggio, forza. Nell'ascensore di Roman Abramovic.
Bravissimi, Lucento recupera il pallone e cercherà di pareggiare in questo rush finale di contropiede. Praticamente Abramovic stava facendo un casting, quello che non abbiamo fatto noi per avere Casali ovviamente, e aveva sia Spalletti che Ancelotti. Quando e quindi, uno è talmente bravo. Sì, esatto. E quindi ovviamente i due erano imbarazzati perché nessuno sapeva che il presidente del Chelsea avesse chiamato anche l'altro. Fra l'altro poi la voce si diffuse, i giocatori della Roma, siamo nel 2008, lo vennero a sapere e l'anno dopo infatti seguirono molto meno Spalletti, che perse anche un pochino di credibilità dopo quell'episodio. Lucento, tornati a centrocampo, tutto per tutto. Allora, sesta domanda, calcio flash, il giocatore che ha appena conseguito il patentino da allenatore. Pirlo, Iniesta, Dzeko, Palacio. Una risposta corretta del Rapid, oltre che a far guadagnare il pallone, di fatto chiuderebbe qua il gioco, perché sarebbe poi impossibile una rimonta della squadra blu. Chiamare Palacio giocatore ancora è un complimento, esatto, mi sento di dirlo in poverino. Totale tranquillità, bro. Francesco. È Pirlo. Pirlo, il suggerimento è arrivato, ma non era quello giusto. Palla Rapid. Set point, di fatto. Iniesta. Sentivo Iniesta, ma si torna da Lucento, non è quella. O Dzeko, Palacio. È Palacio. Palacio, no, siete cascati tutti nel tranello. Vi ho messo tutti i giocatori un po' avanti con l'età, invece ha conseguito il patentino proprio quello più giovane, Dzeko, che può allenare già da ora. Eccolo qua con il presidente della Macedonia che gli ha dato il patentino. Può allenare già da ora tutte le squadre giovanili, anche fino alla Serie D. Il Lucento, se avesse fatto punto, gli avremmo dato l'opportunità di pareggiare, ovviamente si rimane a centrocampo, quindi chiudiamo il contropiede sull'1-0 per il Rapid, che quindi ormai, come di consueto, ripartirà dalla volata finale alla casella 3. State con noi, si decide la seconda finalista. Seconda parte dell'ultima semifinale, oggi non c'è la ragazza in postazione goleador, Casali ha parlato e parlerà a sufficienza, quindi i messaggi li riepilogo un po' io. C'era un messaggio su Mourinho, visto che Ale lo ha citato, ma di fatto è già risposto, ed è arrivato, sono arrivati anche diversi messaggi, due o tre, su Belotti, che tutti ci chiedono ovviamente se secondo noi la sua dichiarazione rappresenta la parola fine alla telenovela sul fatto che rimanga oppure no. Rispondo io molto velocemente: secondo me Belotti è stato sincero quando ha detto rimarrò al Toro, però credo anche che non è detta l'ultima parola e che dovrà ancora pensarci bene e decidere, quando magari a fine aprile o inizio maggio arriveranno offerte che ora non sono ancora arrivate. Chiudiamo qua la parentesi, riprendiamo a giocare. Ha vinto il Rapid, quindi è sul 3-0. Vedo lì Angelo del Lucento che non è d'accordo, forse poi fuori onda mi dici quello che pensi su Belotti. Il Rapid è sul 3-0 perché appunto si è aggiudicato molto bene il primo gioco, abbastanza nettamente. Quindi Davide, capitano, lanciamo il dado e vediamo quindi il primo allungo in quanti punti consisterà. Via col dado. 2. Quindi in proiezione Rapid va sul 5 e Lucento ovviamente rimane alla casella di partenza. Calcio recente, bisogna fare una cosa un po' particolare, mettere in ordine. Quindi la domanda è: metti in ordine per numero di maglia i seguenti calciatori. Viviano, De Guzman, Tatarusano, Bonaventura. Non serve che mi specificate 1, 2, 3, 4, basta che me li mettete in ordine. Oh, ma ragazzi, accade sempre così. Contropiede, c'è sì, sempre. Sì, ho notato. Quando anch'io c'è la volata finale, l'altra squadra la sanno. È matematico. Buonaventura 3, no, Buonaventura 5. E 12, sì. Davide, tu sei un po' come quelli dei 5 Stelle, sei portavoce, ma fino a scherzo, non posso dire, vai. De Guzman, sì? Poi Viviano, sì? Bonaventura e Tatarugiano. Bravissimi, De Guzman 1, Viviano 2. Bonaventura 5, Tatarusanu 12. Tra l'altro Tatarusanu è l'unico portiere insieme ad Aldegani del Pescara che porta il numero 12 ancora. Su De Guzman del Chievo 1 potremmo aprire parentesi, ma non lo facciamo. Non lo facciamo perché ne apriremo già tante. Rapid, eccolo qua la foto, Rapid 5 e Lucento 0. Vado subito allora da Lucento che cercherà di segnare il primo punto di oggi. Via col dado. 3.
Dai, palla del meno 2. Vi faccio subito la domanda allora. Calcio Flash, la nazionale che ha da poco subito gol dopo 678 minuti. Argentina, Germania, Portogallo, Brasile. Volevamo mettere anche Faroer, però poi abbiamo ritenuto che era meglio non metterle. Ecco, il capitano del Rapid sembra tranquillo, ma adesso ha detto ma ti stai zitto al suo compagno di squadra. In Lucento vedete che si consultano, ci sono Alessandro, Alessio, Francesco, tutti praticamente, 30 secondi al termine. Prova. Germania, i crucchi portano bene a Lucento, 5-3, bravissimi. La Germania ha preso gol e con l'Azerbaigian ha vinto 4-1, pensate che non prendeva gol da Italia-Germania degli europei. Gara apertissima, il Lucento ha già accorciato, c'è Davide che mi sta già chiamando perché il Rapid vuole provare la fuga, lanciamo il dado allora. Terza domanda, vi anticipo che è calcio flash. 1! Ragazzi, oh! L'uno tanto capiterà sicuramente anche agli altri, di solito. Rapid, terza domanda, flash. Quale squadra, o meglio, con quale squadra è in procinto di accordarsi Monchi, direttore sportivo? Siviglia, Barcellona, Roma, Arsenal. Dennis, ho sentito che diceva, ma lo so. È? Ha detto l'ho vista. Quindi Dennis, fortunatamente, oltre che al mio abbigliamento, è attento anche al calcio. Roma, bravissimo Dennis e anche Davide. Il Rapid quindi si porta sul 6-3, facciamogli un applauso. Francesco e Dennis, attento che Monchi ha sempre sulla stessa maglietta, poi ci farai caso quando lo vedrai in Italia. Allora, il Rapid ha allungato, di fatto ha doppiato il Lucento, ma siamo ancora all'inizio, quindi doppiare è facile. Vado dalla squadra blu, lanciamo il dado perché hanno l'opportunità di superare il Rapid se faranno un punteggio superiore al 3. Via col dado. 4, palla del più 1. Quindi possibile primo sorpasso della giornata. E la domanda è extra. L'ho detto ai ragazzi fuori onda, lo dico anche a voi del pubblico, oggi l'extra si concentra sulle Olimpiadi. Quindi entrambe gli extra sono olimpici. Vi chiedo allora quale fra questi campionissimi non ha però mai vinto un oro olimpico. Roger Federer, Pelé, Federer, quindi Ali, Jordan. Ho invertito Ali e Federer. Quindi Muhammad Ali, Pelé, Roger Federer, Michael Jordan. Sì. Abbiamo preso il giocatore di calcio. Abbiamo preso praticamente le quattro icone di questi quattro sport. Pugili, giocatore di calcio, tennista e giocatore di pallacanestro. Ali. Muhammad Ali no! Muhammad Ali è famoso per aver vinto infatti, la medaglia a Roma in Italia, quando si chiamava ancora Cassius Clay, ed è famosa, ragazzi, perché quella medaglia lui per protesta contro il Comitato Olimpico la gettò nel fiume. Anche se poi gli era stata riassegnata molti anni sì, dopo. Sì, ad Atlanta. Il punteggio rimane quindi sul 5-3, il Lucento ha gettato alle ortiche la possibilità di effettuare il primo sorpasso, ma la partita è equilibrata e magari avranno ancora la possibilità. Torniamo dal Rapid che allora, gol mancato, gol subito, vediamo se il Rapid allungherà. Lanciamo il dado. 6, veramente, gol mancato, gol subito, quantomeno nella possibilità. Storia del calcio, Domenico. Subito ragazzi, figurati, calma. Chi è stato il primo italiano a vincere il pallone d'oro? Alessandro Casali, no, scherziamo ovviamente. Riva, Rivera, Sandro Mazzola, Giampiero Boniperti. No, l'altra volta mi ha fatto un'altra domanda e soprattutto non c'erano loro, quindi l'altra volta abbiamo chiesto chi sono stati. Comunque bravo Samuele, una bella memoria. L'altra volta, che si parla di 2 mesi fa, abbiamo chiesto la prima coppia di italiani ad arrivare prima e seconda. Boniperti no. Allora, Samuele, facciamo rispondere Samuele, che sicuramente la sa, del Lucento. Ah, come? Hai detto, l'abbiamo fatto l'altra volta, non la sai, ero convinto la sapessi. La risposta è Rivera.
che si è aggiudicato il pallone d'oro nel 69, pensate, per un solo voto davanti a Gigi Riva. Infatti la famosa domanda dell'altra volta erano i due italiani che erano arrivati primi e secondi. Ale, a proposito di Rivera, Sandro Mazzola e Riva, ci tieni a raccontare la storia dell'europeo del 68 che è ricca di aneddoti. Allora, innanzitutto sono contento che mi hai fatto saltare il pezzo su Monchi, evidentemente in corso un boicottaggio. Però, allora, passiamo di palo in frasca, parliamo degli europei del 68. Sì, il primo italiano a vincere il pallone d'oro è stato Rivera l'anno successivo, nel 69, quando il Milan vinse la Champions League. Ma già nel 68 Rivera fu protagonista dell'europeo che abbiamo vinto in casa, fra l'altro superando l'Unione Sovietica in semifinale grazie alla monetina, perché non c'erano rigori supplementari. La partita finì 0-0, Facchetti andò a lanciare 100 lire che ci regalarono la finale, una storia incredibile che molti italiani sanno perché è passata chiaramente alla storia. La finale con la Jugoslavia è stata ripetuta perché anche quella era finita 1-1, quindi un europeo con molti pareggi per l'Italia, ma il replay, come si direbbe oggi, l'Italia ha vinto 2-0 con gol di Riva ed Anastasi e vinse il suo primo e tra l'altro unico europeo tuttora che ha vinto. Esatto, quindi riepilogando per i bambini da casa, un europeo indimenticabile fu il primo in Italia, il primo e unico vinto, il primo deciso per l'Italia con due finali perché fu ripetuta e il primo con la monetina in semifinale, quindi una cosa abbastanza unica. Il Rapide ha gettato alle ortiche come prima il Lucento un grande punteggio, il Lucento quindi ha un'altra opportunità di superare il Rapide. Via col dado. 5. Allora, Francesco, il nome? Alessio, tu sei sempre malfidente. Prima, questo è un 2, vedi che avete ancora la possibilità di superare la squadra rossa. La domanda è sul calcio recente. Quale giocatore ha dichiarato di ricevere quasi sempre la mancia dalla nonna dopo che segna? Florenzi, Belotti, Immobile, Locatelli. Calcio flash, scusate. Il Lucento prima ha fatto 4, poteva superare il Rapid ed ha sbagliato. Il Rapid ha fatto 6, poteva andare sul più 9 e ha sbagliato. Ora di nuovo un punteggio alto, 5. E il Lucento ha l'opportunità di andare a più 2. Locatelli. Locatelli? No, non è Locatelli. Avrei accettato Florenzi, che è la risposta che danno il Rapid, ma non è nemmeno quella, è Belotti. Florenzi l'abbiamo messo apposta perché lui è andato dalla nonna in tribuna, ma non è lui che si fa dare la mancia. No, è povera nonna. Povera nonna, perché esatto, ne segna tanti. Invece le vostre nonne possono stare tranquilli perché per ora ne azzeccate pochissime, si rimane sul 5-3 e a questo punto chiamo la pubblicità e state con noi per il terzo blocco perché Rapid e Lucento sono divisi da soli 2 punti. Rapid 6, Lucento 3, la partita è apertissima, siamo all'ultimo blocco, quindi veramente la gara è incerta, si deciderà l'ultima finalista della stagione. Un ragazzino mi ha chiesto, se continuiamo a sbagliarle, ripescate un'altra semifinalista? No, state tranquilli, una delle due comunque vince, anche se finisce 5-3. Torno dal Rapid, lanciamo il dado, il Lucento ha gettato alle ortiche 9 punti, ma comunque rimane lo stesso a 3 caselle di distacco dal Rapid. 3. Rispondendo correttamente andate a più 6, che già sarebbe praticamente un dado di vantaggio, quindi la domanda è importante. Calcio flash, come hanno reagito i tifosi dell'Atalanta dopo la sconfitta per 7-1 contro l'Inter, esponendo uno striscione di contestazione? Hanno aspettato la squadra al rientro per acclamarli, facendo 10 minuti di protesta, comprando sul giornale una pagina per esprimere solidarietà. Se vi dà fastidio l'espressione gettare alle ortiche, la continuo a usare finché sbagliate. Quindi, ok? Aspettando la squadra al rientro. Bravissimi! Più 6. A questo punto il Rapid ha praticamente un dado di vantaggio sul Lucento, che però comunque si azzeccano e la prossima risposta, qualunque punteggio sarà, accorciano le distanze. Abbiamo ancora almeno 3 domande per il Lucento, quindi la partita rimane aperta. A questo punto lanciamo già il dado, via col dado.
uno è giustamente capitato a loro, ora capita anche a voi. Però l'uno, c'è qua Alessio che è veramente l'uomo polemico, mi ricordi me stesso dalla tua età, quindi l'uno è importante perché se anche andate a meno 5 poi avete comunque un dado per superare, mentre se sbagliate comunque quest'uno, quindi può essere decisivo. La domanda è sul calcio flash, un'altra, sì. La squadra, anzi scusatemi, l'ultimo pareggio della Juve in Serie A prima dell'ultimo fatto con l'Udinese. Bologna-Juve, Inter-Juve, Verona-Juve, Juve-Frosinone. Ovviamente ci riferiamo a una partita dello scorso campionato, 2015-2016. Ragazzi, voi che avete vinto lo spareggio sapete che anche un punto può essere importante, mi raccomando. Non è facile questo. Non è facile, però quando la Juve ha pareggiato a Udine lo hanno ricordato. Se posso darvi una chiave, pensate anche all'ordine delle partite dello scorso campionato. Secondi, però i ragazzi stanno discutendo in maniera molto animata e anche costruttiva, quindi non è tempo buttato via. Juve-Frosinone, no! Gli ho anche dato una mezza dritta. Il Frosinone era inizio campionato, non può essere, cioè poteva anche essere, ma difficilmente. Bravi ragazzi del Rapid, Bologna-Juve a febbraio. Beh, Juve-Frosinone giustamente è rimasto impresso perché è stato un pareggio clamoroso all'ultimo minuto. Sì, però appunto era a settembre, certo. Io l'ho messa anche, l'abbiamo messa anche per dare un po' una mano alla squadra che gli capitava sta domanda, per farla escludere. Fa niente, rimaniente comunque Lucento a meno 6, ha ancora un tiro di dado, però ora il Rapid ha l'opportunità di tentare una fuga che può anche essere decisiva. Calcio recente, 2, ovviamente il dado 2. In quale città Giampiero Ventura ha esordito come commissario tecnico della nazionale? Torino, Milano, Bari, Firenze. Allora, c'è qualcuno che dice Torino, altri Bari. Bari. La risposta qual è? Bari. Bari, bravissimi, che vi siete corretti giusto in tempo. Torino era per ingannare perché la prima partita ufficiale era Torino, ma la prima in assoluto, un'amichevole contro la Francia, era a Bari. Rapid... Anche Conte, se non sbaglio, a Bari. Sì, Ale. A Torino invece con la Spagna 1-1. Rapid 11, Lucento 3. Vado subito dal Lucento, non perdiamo tempo, perché comunque è giusto che per la finale si tenti di recuperare. 5. Ragazzi, avete l'opportunità, forse l'ultimo treno, per riaprire la partita. State attenti. Storia del calcio, quindi Alessio, sei chiamato in causa anche te. Quale fra questi portieri ha parato 3 rigori nei tempi regolamentari? Attenzione, regolamentari, ok? È una precisazione importante. Toldo, Gillet, Giulio Cesar, Sorrentino. La sai, Marco? Federico, scusami. E non ditela perché tocca a loro. Ci si può confondere molto facilmente su questo. Alessio Del Lucento, polemico ma anche molto simpatico. Chissà che avremo un nuovo conduttore l'anno prossimo, sì. Ragazzi, pensateci, perché se azzeccate andate praticamente a meno 3, altrimenti poi rimontare si fa dura. Giulio Cesar, purtroppo la risposta è François Gillet. Ha parato 3 rigori 1 anno e mezzo fa, quindi era una domanda di storia del calcio ma anche recente, quindi anche questa era per agevolare la squadra che poi la beccava, mi sembra, giusto? Cioè voi. Sì. Anderlecht Malins, praticamente ha parato 3 rigori, di cui uno, pensale, all'88esimo, e poi la sua squadra ha pareggiato. Toldo invece ne ha parati 3 nella mitica semifinale Olanda-Italia, ma non solo nei tempi regolamentari, ma anche ai supplementari. Tra l'altro abbiamo detto prima che l'Italia ha vinto un solo europeo, quello lì del 2000 c'era andata bene la semifinale, ma poi la semifinale era andata malissimo con la sconfitta al Golden Goal. Esatto, Golden Goal che insegue anche il Lucento, ma che si fa sempre più duro, perché il Rapid ha 8 punti di vantaggio e deve rispondere alla domanda. Via col dado. 2. Allora, domanda 11, extra, e come già anticipato, riguarda le Olimpiadi.
la posizione dell'Italia nel medagliere complessivo, che vuol dire tutte le medaglie di tutte le Olimpiadi sommate. Terza, quinta, nona, undicesima. È forse una sorta di piccolo primo match point per il Rapid. Nona. Nona, siamo messi meglio che noni, fortunatamente siamo quinti. Il Lucento può esultare, tira un sospiro di sollievo. Siamo... Sono però molto simpatici i ragazzi, veramente. La situazione rimane 11-3, ok? Vado subito da Casali. Vi siete forse confusi perché l'Italia è nona nel medagliere ora, ma siamo quinti in quello complessivo. Ale, ci vuoi parlare dell'Olimpiade migliore, sì, dell'Italia? Sì, velocemente, tra l'altro abbiamo un nostro futuro erede, possiamo dire, nel Lucento. Sì. Che se lo volete inquadrare, non so se si riesce. No, non si riesce. Benissimo, perfettamente. No, velocemente, la migliore Olimpiade della storia d'Italia è vecchissima, risale al 1932, quando l'Italia a Los Angeles arrivò addirittura al secondo posto. È un caso che non si è mai più ripetuto in tutta la storia d'Italia e delle Olimpiadi, nemmeno durante Roma 60. L'Italia arrivò a seconda dietro solo agli Stati Uniti perché sostanzialmente il regime puntò tantissimo sugli atleti italiani, chiaramente per funzioni di propaganda. Sta di fatto che i 101 atleti, tra l'altro tutti uomini, della spedizione italiana che arrivarono con un transatlantico, tra l'altro in condizioni abbastanza assurde se vogliamo paragonare ovviamente alle Olimpiadi di oggi, riuscirono a fare un risultato incredibile e quasi un terzo di loro andò a podio. Un risultato incredibile, sarebbe una rimonta del Lucento, ma che è ancora possibile. Via col dado. 6. Ragazzi, poi non vi lamentate, Alessio, adesso infatti sei zitto, fortunatamente. Calcio recente. Chi ha deciso Roma-Samp di questa stagione con un calcio di rigore? L'andata, ovviamente. De Rossi, Dzeko, Totti oppure Viviano parandolo? Non è difficilissima. Vabbè, già hanno fatto 6, prima 5, se diciamo così, rapide. Come? No. Ah. Alessandro e Alessio, l'anno prossimo sarai conduttore, però non hai ancora il microfono come ce l'ho io, quindi se parli, parla al microfono. Possiamo farlo venire qua al posto di Veronica, e anche il mio. E Veronica al posto di Alessio, così è vicino ad Alessandro che è contento. Esatto. Ecco. 30 secondi al termine. Il tempo per voi Lucento è importante però, perché poi si va allo scadere se no, e dovete recuperare. Totti. Forza ragazzi, dai. Totti. Francesco Totti, risposta corretta. Sì! Allora, Totti entrò a inizio ripresa dopo un diluvio, cambiò la partita, abbracci fra i ragazzi intanto, e poi segnò il rigore al 93esimo. Eccolo qua, da giovanissimo. Il Lucento è a meno 2, ha riaperto la partita, andiamo avanti. Palla rapida, lanciamo il dado. Forza. 4. Va bene. In proiezione avresti un più 6, quindi ragazzi. Ancora calcio recente. Rimaniamo in zona olimpica, però sul calcio. Chi ha eliminato il Brasile, appunto, alle Olimpiadi di Rio in semifinale? Honduras, Germania, Nigeria, Colombia. Chi ha eliminato in semifinale? Il Brasile poi ha vinto il torneo. Cioè è stato il Brasile che ha eliminato l'altra squadra. Sì, perché poi il Brasile ha vinto. Okay. Qualcuno dice Honduras, qualcun altro Germania. Honduras. Una qualità del capitano è anche saper scegliere fra le risposte corrette, fra i suggerimenti corretti, e la risposta è Honduras. Bravissimi. La Germania era in finale. Quindi qualcuno aveva detto una cosa non proprio sbagliata, ma era così. Lanciamo il dado, allora siamo 15-9. Lanciamo il dado per il Lucento. Vediamo quanto esce. 3, e non può sempre arrivare il 6. Purtroppo la domanda è semplicemente per, diciamo, rendere la vittoria del Rapid meno netta. Ve la faccio lo stesso, calcio flash. L'allenatore che ha dichiarato di aver rifiutato 35 milioni per andare in un'altra squadra. Mourinho, Conte, Simeone, Ancelotti. Alessio, non sei tu, credo, questo. Bravissimo Mattia, che nonostante che un suo amico ha detto di sparare a caso perché hanno perso, lui invece cerca di dare il suggerimento corretto.
È flash, ho dichiarato 2 settimane fa. Simeone, un applauso a Lucento che nonostante la sconfitta risponde correttamente. Il Lucento a questo punto quindi perde solamente di 3 punti, 15 a 12, però poi la terza classificata sarà quella che ha la differenza reti migliore, quindi bravi a Lucento. Ale, oggi fai la Veronica o Emilia di turno, presentaci i premi. Allora, capisco che Veronica, che tra l'altro saluto, soprattutto dopo tutti gli insulti che mi ha tirato dopo la sconfitta dell'Inter con la Sampdoria, quindi la saluto doppiamente. Oggi non c'è, quindi sono io con i premi. La maglietta che regaliamo oggi è questa qua di Valentino Rossi, che domani correrà in Argentina, di cui io sono tifosissimo, ovviamente sto scherzando. C'è quella della Goleador, che è comunque bella. Anche perché la Goleador sgancia, Rossi non ancora. Esatto, quindi. E che regaliamo ai Rossi, che hanno vinto. Poi, e qua arriva il mio momento, che sono un mastrota mancato, Materax Pisolo, sconti, divani, cuscini, eccetera, eccetera. Andateci. Grazie, Ale, poi aggiungo io per entrambe le squadre le 2 magliette speciali. I ragazzi dicono ancora, sì, ancora, perché dovete andarci da Materax Pisolo. Alessio, vieni qua vicino a me, futuro conduttore, sì, l'anno prossimo, eccolo qua. Chiudiamo insieme la puntata. Allora, con Alessio, pubblico, state con noi perché fra 2 settimane, sabato ci fermiamo perché è sabato santo, ma fra 2 settimane ci sarà la finalissima. Alla prossima!